Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precette di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Dalle parole di Papa Francesco. Il racconto si apre con l'obiezione che gli scribi e farisei rivolgono a Gesù, accusando i suoi discepoli di non seguire i precetti rituali secondo le tradizioni. Gesù infatti vuole scuotere gli scribi e farisei dall'errore in cui sono caduti. E qual è questo errore? Quello di travolgere la volontà di Dio, trascurando i suoi comandamenti per osservare le tradizioni umane. La reazione di Gesù è severa, perché grande è la posta in gioco. Si tratta della verità del rapporto tra l'uomo e Dio, dell'autenticità della vita religiosa. L'ipocrita è un bugiardo, non è autentico. Anche oggi il Signore ci invita a fuggire il pericolo di dare più importanza alla forma che alla sostanza. Ci chiama a riconoscere sempre di nuovo quello che è il vero centro dell'esperienza di fede, cioè l'amore di Dio e l'amore del prossimo, purificandola dall'ipocrisia del legalismo e del ritualismo. Questa 22esima domenica del tempo ordinario coincide con il 29 agosto, e cioè il martirio di San Giovanni Battista. In modo particolare lo si celebra solennemente nella nostra diocesi di Ragusa, essendo patrono della città di Ragusa e dell'intera diocesi. Quindi un pensiero anche su questa festa odierna del martirio di San Giovanni Battista. Il più grande di tutti i profeti sigilla la sua missione di precursore con il martirio. Dopo il battesimo di Gesù al Giordano, non cessa di far sentire la sua voce ove fosse necessario per raddrizzare i tortuosi sentieri del male. Rimprovera pubblicamente la peccaminosa condotta di Erode Antipa e della cognata Erodiade, ma la loro prevedibile suscettibilità gli costa la dura prigionia a Macheronte, sulla sponda orientale del Mar Morto. In occasione di un festino, la figlia di Erodiade, Salomè,
avendo dato eccellenti prove di agilità nella danza, entusiasmò Erode, al quale per istigazione della madre domanda e da lui ottenne in premio la testa del Battista. Alla scuola di Giovanni si sono formati alcuni dei primi discepoli del Signore. Vi auguro una buona e santa domenica, Dio vi benedica. E auguri a tutti coloro che portano il nome del precursore di Cristo, San Giovanni Battista. Gesù, dolce musica al mio cuor. Gesù, ascolti sempre il mio pregar. Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi su. Solo tu non cambi mai, Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. Sempre insieme per l'eternità. Gesù, dolce musica al mio cuor. Gesù, ascolti sempre il mio pregar. Gesù, quando sei lì, dolcemente mi rialzi su. Gesù, è così bello amare te. Gesù, solo tu non cambi mai. Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro.